l'invito, grazie a tutti di avere la pazienza di seguire un momentino anche qualcosetta che proverò a dire io, per vostra fortuna pochissime cose, perché chi mi ha preceduto ha detto secondo me tutto quello che valeva la pena di dire. Forse una cosa che io mi sentirei di sottolineare maggiormente, perché non posso dalla Val di Susa venire a raccontare a chi sta sul territorio quale sia la migliore strategia che si possa, o tattica se preferite, insomma, che si possa adoperare per opporsi o per cercare di limitare i danni se non si riesce ad opporsi, perché ognuno deve fare poi con la forza che si ritrova, insomma, la lotta che gli che sembra poter essere la sua portata, no? Guai se senza conoscere il territorio, senza conoscere la situazione sociale, senza conoscere insomma quelle che sono le dinamiche locali, si arriva dalla Val di Susa, che è la valle che resiste, che è la valle che lotta, che dura, comunque questa lotta dura da 23 anni, per carità, tutto vero, e tutto questo ci piace anche che si sappia, che venga raccontato, che venga detto, ma ci sono delle ragioni che hanno comportato probabilmente che questo pezzo di territorio italiano sia diventato così combattivo, perché, come accennava prima Mario, prima ha subito tantissime sconfitte, tantissime umiliazioni, tantissimi danni ambientali, per cui a un certo punto è scattato una molla che poi non è nient'altro che quella che con lo comune viene definita la goccia che fa traboccare il vaso. No? Noi, come si dice, in un posto molto vicino qui, che credo, insomma, io non so ovviamente farlo con l'accento giusto, ma che credo che sia uno dei motti più famosi di Genova, noi abbiamo già dato. No? Quindi abbiamo, negli anni che hanno preceduto questa rotta, subito una quantità tale di infrastrutturazioni da farci diventare probabilmente la valle alpina europea più infrastrutturata in assoluto dal punto di vista dei metri quadri di territorio disponibile nel fondovalle, e forse anche dal punto di vista del numero degli abitanti per chilometri quadrati di cemento colato in vari modi sul nostro territorio, sia con il raddoppio della ferrovia esistente, che risale soltanto al 1980, sentite spesso parlare di linea storica, ma di storico soltanto il fatto che sia stata costruita per la prima volta tantissimi anni fa, ma ovviamente è stata continuamente oggetto di rimodernamenti, l'ultimo dei quali addirittura un raddoppio di un binario nella zona più acclive tra Bussoleno e Salvetro, e quindi è diventato un binario che dal punto di vista sia della sagoma, del cosiddetto gabarino, per far passare i container, sia dal punto di vista del raggio di curvatura, sia dal punto di vista della pendenza, è assolutamente in linea con le norme dell'Europa Sud, quantomeno. No? Quindi assolutamente, insomma, idonea a far passare tutto quello che dovrebbe essere desiderabile che possa passare per ferrovia, per spostare dalla gomma per quanto possibile, insomma, il traffico su ferro. E c'è stata costruita un'autostrada, c'è stato costruito un traforo autostradale prima dell'autostrada, di modo da costringerci a desiderarla questa autostrada, perché i camion passavano in mezzo alle case e tiravano giù i balconi, e ovviamente inquinavano. E ovviamente con le vibrazioni facevano un sacco di altri danni, magari che subito potevano sembrare più insopportabili, ma che alla lunga diventavano invece intollerabili, e così via. Quindi abbiamo forse il più grande bacino, credo, no? Idroelettrico di alta quota che si pende sulla testa, per carità non è una diga come quella del Vajont dal punto di vista della struttura che regge questa spinta, non è una diga in cemento, però è un bacino che sta in mezzo a delle montagne che sono alte fino a 3.500 metri, quasi 3.600, e quindi una frana come quella che si è prodotta nel Vajont non è da escludere che possa capitare anche da noi, eppure non ci si è ribellati alla costruzione di questa diga e al fatto che ci nascesse un lago che per percorrerlo tutto, per chi non c'è mai stato,
silizio. E poi, siccome non bastava la potenza idroelettrica, insomma, che la di Susa doveva cedere alla città di Torino, la conurbazione all'area metropolitana torinese non era sufficiente, l'azienda energetica municipale di Torino, prima di gemellarsi con quella di Genova e poi con quella di Modena, anche in queste architetture finanziarie che vanno molto di moda adesso, ha realizzato invece un altro drenaggio di molti canali che sono stati scavati in sotterranea, che quindi hanno determinato molta perdita di acqua, di sorgenti, e ovviamente hanno determinato anche moltissimo inquinamento per la realizzazione di una centrale in caverna, che è tra le più grandi d'Europa anche questa. Ecco, quindi non è che noi ci si sia svegliati un mattino, ci si è scoperto.